grazie per l'invito, soprattutto rivoltomi personalmente dal dottor Farci. Grazie a tutti voi per essere presenti. Cercherò di essere non rapidissimo, perché altrimenti dopo tutto quello che avete sentito, la sedazione terminale terapeutica diventa rapidissimo. Facciamo un'induzione, togliamo la coscienza al paziente e aspettiamo, supportando la famiglia, dell'evento che già ci attendiamo, che è quello della morte. Ho finito, no? Mi scuso per il ritardo, credo che ripeterò qualche concetto e qualche immagine che probabilmente è già stata trasmessa nel ricordare, l'ho sentita definire vecchietta, ma la pioniera delle cure palliative, la collega Sanders, ormai scomparsa, che è stata quella che appunto ha poi aperto, ha dato origine alla cultura hospice nel 67, che ormai è un anno tardissimo, dove molti però dei colleghi che sono presenti erano già grandicelli allora, quindi adesso anche di più. E 20 anni dopo è nato il primo hospice in Italia, nell'87 a Brescia, e nel 2007 ha aperto il più grande hospice della Sardegna, scusate ma sono orgoglioso, che è l'hospice di Cagliari, che è stato il primo nelle 24 ore. Il collega Salis è geloso perché l'hospice di Nuoro ha aperto prima, ma non nelle 24 ore. E quindi è così. Allora, avete già parlato di cure palliative, quindi non mi devo dilungare, e mi preme sottolineare ulteriormente, anche perché domanda ECM, che le cure palliative sono quelle che tendono e che sono spinte per migliorare la qualità della vita. Dell'hospice si è già parlato, c'è qualche immagine dell'hospice di Cagliari, di com'era all'inizio, e se venite adesso non la riconoscete più perché c'è una foresta. L'ospice di Cagliari, appunto, ho detto, nasce nel 2007, ha 16 posti in letto. Ci è stato chiesto all'inizio un ricovero di almeno 200 posti l'anno, adesso siamo col 25% in più all'incirca. Torno indietro perché, ecco, qui si parla di degenza media, ho sentito prima parlare il dottor Frau, appunto, dell'input che vuol dare agli hospice di quello che sarà il percorso successivo, cioè migliorare la qualità della vita, tanto da concedere poi al paziente di rientrare a casa in condizioni quindi evidentemente migliori. E questo devo dire che è l'obiettivo del nostro hospice, in quanto noi come hospice pubblico dobbiamo garantire l'assistenza a un numero molto elevato di pazienti che solo nel distretto di Cagliari, che c'è in cure palliative, valutiamo essere circa 400-500 pazienti, tutti tumorali. Per arrivare al mio argomento, il dolore intrattabile, bruttissimo come termine, in quanto c'è sempre un trattamento efficace anche nel dolore intrattabile, che sarebbe il dolore o il sintomo che è diventato refrattario. Intendiamo per sintomo refrattario appunto quello che non si riesce a trattare nonostante si adottino tutte le misure, quindi farmacologiche, scientifiche, professionali, atte a far sì che questo sintomo venga meglio tollerato. Quando questo appunto non è possibile, ricorriamo alla sedazione terapeutica, che è l'argomento specifico. Passerò dopo a descrivere anche tecnicamente quella che è la procedura che noi attuiamo e che è quella più semplice e la migliore possibile, con l'utilizzo anche di pochissimi farmaci.
Allora, per sedazione palliativa abbiamo detto che intendiamo una riduzione intenzionale della vigilanza che è attuata sicuramente con mezzi farmacologici e che determina la perdita della coscienza fino ad uno stato appunto così importante che toglie sicuramente il sintomo, altrimenti definito inaccettabile. Diversi tipi di sedazione, la sedazione palliativa in generale l'abbiamo definita. Esistono poi dei dettami che sono anche delle linee guida della Società Italiana di Cure Palliative che tutti gli hospice, alla quale tutti gli hospice si adeguano, insomma. Ed è la sedazione degli ultimi giorni di vita, che è una pratica abbastanza utilizzata, e l'altra è una sedazione intermittente o continua, che può essere poi profonda o superficiale. Cosa intendiamo? Intendiamo per la sedazione intermittente o continua quella che noi costantemente adottiamo quando il paziente soffre di insonnia. Quei pazienti che arrivano all'hospice solitamente sono pazienti che hanno alterato il ritmo sonno-veglia per fatti contingenti che sono il dolore, l'insufficienza respiratoria, problemi familiari. Allora il nostro sforzo è quello di far sì che loro in qualche modo riescano a riposare in modo sufficiente. Questo lo facciamo appunto attuando la sedazione notturna, che quindi dura circa 9 ore, cioè si parte dalle 21, dalle 22, da quando il paziente insomma gradisce iniziare a dormire, e si interrompe alle 7, alle 8. Si usano dei farmaci che sono benzodiazepine a breve durata d'azione, per cui all'interruzione praticamente dopo un'ora il paziente è già bello che sveglio quando è possibile. Si passa dalla sedazione intermittente a quella continua quando appunto esistono invece delle situazioni che non consentono una qualità di vita accettabile, e quindi la presenza di sintomi refrattari, i quali sono appunto questi elencati. Il dolore, si pensa sia quello il sintomo più presente, è veramente il sintomo più presente nel paziente oncologico, ma è quello che meno ci porta alla sedazione. Perché, come vedete, la dispnea è quello maggiormente presente, segue il delirium, la nausea e il vomito, e poi altri sintomi che possono essere non fisici, che sono poi stati elencati anche nel dolore profondo e che sono comunque sempre correlati a un sintomo refrattario. La definizione l'abbiamo già data. Ho visto che in platea sono presenti le diverse figure. Quindi abbiamo, vedo forse pochi os, ne abbiamo os. Ce ne sono? Mano, bravi, bene. Poi vedo colleghi di medicina generale, vedo anestesista, forse una, ancora ospedale, no, scusate, ce ne sono, vabbè. Da qui ne vedo una perché mi ha mandato anche un messaggino, quindi la saluto. Quindi l'importanza della multidisciplinarità nella cura palliativa è fondamentale, qui ci siamo tutti e quindi sappiamo di quello che stiamo parlando. Un'altra domanda dell'ECM è proprio la presenza, o i sintomi refrattari non ci sono solo nella malattia neoplastica, ma ci sono anche in altri tipi di malattie, quale quella neuromuscolare e malattie cronico-degenerative. Per quanto tempo, diciamo, si può praticare la sedazione? Una media, nazionale porta a circa 3 giorni la pratica della sedazione, però diciamo che abbiamo anche dei casi sicuramente che sono stati sedati per più lungo tempo. Una cosa fondamentale che trovate qui nella slide e che riprenderò è il discorso della sedazione terminale, quando affrontarlo.
Diciamo che noi lo affrontiamo già nel colloquio iniziale con i familiari e, quando è possibile, con i pazienti, in una descrizione del processo della malattia, che porterà in alcuni casi sicuramente a quello, e che quindi il paziente, bene che i familiari, lo sappiano già da subito, in modo che si sia d'accordo nell'interesse del paziente e della famiglia, appunto, a procedere nella via che noi abbiamo appunto già scelto. Per quanto riguarda la pratica della sedazione, abbiamo i vari tipi di somministrazione che almeno noi pratichiamo, sono soprattutto per via endovena e per via sottocutanea. Quando noi iniziamo una sedazione, adesso parlo appunto dal punto di vista tecnico, anche per accorciare i tempi e recuperare un pochettino di tempo, usiamo un farmaco che, appunto, come ho detto prima, la benzodiazepina di prima scelta, che è il midazolam. Si pratica la sedazione creando un'induzione del farmaco che ci consentirà poi di diminuire il dosaggio. Noi iniziamo con 2-3 mg in volo, fino a quando il paziente non praticamente si addormenta. Una volta che il paziente si è addormentato, chiaramente dobbiamo stare attenti per evitare quella che è l'eutanasia, che poi vedremo appunto nelle differenze, e sarà poi probabilmente anche ripetuto il concetto. Per evitare questo, appunto, l'induzione va eseguita lentamente, altrimenti si incorre nel rischio di depressione respiratoria e con tutto quello che consegue. Per evitare questo, si induce lentamente, poi con una pompa, noi attualmente, iniziando da un dosaggio di 0,5 un mg/ora di midazolam, continuiamo in una valutazione costante del grado di sedazione. Esistono appunto delle scale, una molto semplice, quella che vedete, che è appunto simile alla Glasgow, è dove il paziente all'inizio sveglio e orientato, poi diventa sonnolento ma risvegliabile, ha gli occhi chiusi ma comunque risvegliabile alla chiamata, risponde allo stimolo tattile, non doloroso perché è una cattiveria, una cosa che noi appunto che facciamo palliazione non dobbiamo mai fare, e poi quella più profonda dove non risponde allo stimolo tattile. I farmaci, ho già detto che il midazolam è la benzodiazepina più usata. Non si usano per la sedazione farmaci oppiacei, o meglio, possono essere usati in contemporanea per trattare il dolore. Lo sto dicendo perché adesso ho ricordato un episodio di una paziente che rifiutava la sedazione, in quanto era stata definita da un'amica farmacista come una eutanasia vera e propria. Praticamente la farmacista aveva parlato della morfina in alte dosi praticata proprio per la sedazione. Aveva ragione nel dire che accorcia la vita, perché se io uso subito alte dosi di oppiaceo, e do gli sintomi che sono stati già descritti, quelli io mi posso fermare in qualsiasi momento, non, perché, no, ci sono? Quanti? Mezz'ora? Stavo dicendo, quindi della morfina ad alte dosi, cosa che non si usa assolutamente. L'utilizzo di farmaci appunto maneggevoli, quali può essere il midazolam, e altri farmaci che ci possono aiutare sono l'aloperidolo, che si usa esclusivamente nei fatti di delirium. Altri farmaci, ho una tabella per cui non li elenco neanche, ma ve li lascio così eccoli qua, vado avanti e scorro. Un altro farmaco che mi interessa appunto particolarmente, anche perché come anestesista, è il propofol, che qualche volta noi utilizziamo, che va utilizzato comunque da persone esperte, quali sono appunto gli anestesisti, ma anche chi pratica, soprattutto in hospice,
cure palliative qualche volta lo maneggia anche in modo molto appropriato, quando, come insomma, gli anestesisti. Per quanto riguarda, appunto, come voi vedete, l'uso anche qui si fa un'induzione col propofol, 20-100 mg, molto lenta per evitare l'apnea, si procede poi con la pompa a dosaggi incrementabili. Cosa fondamentale? La comunicazione, il dialogo con la famiglia, con i familiari, col paziente quando è possibile, e anche essere presenti durante la sedazione, accompagnare la famiglia in quello che può essere il percorso finale. Far sì che non si sentano mai soli. Spesso chiamano, chiamano, richiamano, noi siamo sempre presenti ad ogni richiamo, spesso siamo anche, qualche volta forse siamo anche invadenti, nel senso che vogliamo essere anche molto più presenti. Tanto subito, così vi saluto. Vi ringrazio per l'attenzione, complimenti per la vostra presenza, perché siete veramente numerosi, e perché questo vuol dire che chi fa palliazione sta, come dire, uscendo dal buio, sta andando verso la luce. Complimenti a Bruno, perché questo è il primo congresso organizzato a Cagliari insieme. Va bene. Grazie. Grazie, dottor Lai. Io adesso per la discussione cedo la parola al dottor Mantoni. Quindi se c'è da approfondire domande, approfondimenti appunto su questa prima parte, anche per riuscire a stare nei tempi e quindi godere un attimino della pausa, pregherei tutti di essere coraggiosi. Grazie. Ecco, accendiamo le luci.